La parola al consigliere Molinari, prego. Intanto io invito il Presidente del Consiglio come rappresentante di tutto il Consiglio che velocemente si addivenga una modifica del regolamento. Abbiamo parlato secoli fa, ci siamo fermati che non è possibile che una forza come il PD che ha 14 consiglieri non possa esprimersi in modo diverso essendo contingentata nei minuti. Due. Io parlo del mio, gli altri si parlano da solo. Due. Non è ideologia essere antifascisti, non è un'ideologia, contraddico, essere antifascisti è uno stato di essere, una necessità che in Italia c'è stata, perché si chiamava fascismo in Italia, non si chiamava diversamente, la negazione della libertà in Italia si è chiamato fascismo e nient'altro, quindi noi siamo antifascisti perché siamo contrari alle dittature e si chiamava fascismo, quindi sono antifascista e antinazista. Contro il nazifascismo che c'è stato in Italia. Gli altri sono anti quello che vogliono, ma in Italia è stato quello. E a me interessa direttamente, perché mio nonno è morto partigiano per la mia libertà e quindi interessa direttamente a me, come a tante altre persone che sono sedute qua e possono esprimere qualsivoglia opinione, anche quella che ritengo magari più assurda, proprio perché siamo ancora in libertà grazie a chi ha lasciato la propria vita sul terreno per difendere quella libertà contro la dittatura, che si chiama la dittatura fascista. In questo periodo c'è una pericolosa deriva revisionista che non ci può lasciare indifferenti. E noi rappresentiamo il Partito Democratico, il PD, che non è nato nel 1921, come qualcuno vuol dire. Il PD non è un partito comunista, tant'è che rappresenta tante anime, tante sensibilità, compreso molti componenti dell'ex partito socialista che non sono comunisti e rivendicano con forza la propria libertà di pensiero, sicuramente antifascista. E il fatto che se ne parli da più di un'ora e mezza o due non vuol dire che abbiamo perso tempo, vuol dire che è ancora vivo, è forte, è presente in ognuno di noi, con posizioni differenti, e le abbiamo viste e sentite, ma vuol dire che è ancora vivo, quindi non è del tutto inutile. Può essere inutile cambiare una targa toponomastica di una via, questo potevamo discuterne, ma l'argomento antifascismo in Italia è l'argomento ancora fin troppo vivo nei nostri cuori, nelle nostre anime, nelle nostre madri, nei nostri figli e nelle nostre generazioni. È una dittatura, e ripeto, dittatura, che ha limitato le libertà delle persone, ha emanato leggi razziali e in Italia, io parlo dell'Italia, si è chiamato fascismo. Si fosse chiamato pim per un pum, saremmo anti pim per un pum. Ma siccome era fascismo, siamo antifascisti. E ringrazio chi è convintamente antifascista. E ribadiremo sempre con forza questa nostra posizione. E l'ho già detto una volta in questo Consiglio, io non sono stato comunista, non sono comunista, non sarò mai comunista, ma in questa nazione dove io vivo, i comunisti hanno scritto più pagine di libertà sicuramente del fascismo. Dopodiché dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare un'Europa, dobbiamo guardare un'evoluzione di uno Stato, Stati Uniti d'Europa per far fronte a tante cose, è giusto, ma non possiamo dimenticare, come qualcuno vorrebbe, i 6 milioni di morti, le repressioni razziali e quanto altro. Perché purtroppo in tutta Europa c'è una forte recrudescenza razzista, xenofoba e anche omofoba e di tentativo di cambiare quello che è lo stato della storia. Io ribadisco, siamo a Collegno, provincia di Torino, la capitale d'Italia è Roma, siamo italiani, abbiamo avuto il fascismo. Ha portato migliaia di morti, deportati e quanto altro, ha rovinato una nazione, delle generazioni. Non possiamo che essere antifascisti, non è un'ideologia. L'ideologia è essere comunista, democristiano, socialista, perché oggi abbiamo perso anche quello. Forse qualche ideologia dovrebbe, qualche valore di quell'ideologia andrebbero magari anche rispolverate e riviste, perché abbiamo buttato via l'acqua sporca con tutto il bambino quando abbiamo rovinato la Prima Repubblica, adesso siamo con partiti che hanno solo simboli e nomi di persone senza rappresentare nulla e null'altro.
La democrazia oggi ci permette di dire quello che vogliamo, compreso le stupidaggini, grazie a chi è morto per contro i fascisti e contro i nazisti. Io insisto, il Partito Democratico, nel suo capogruppo, il sindaco, tutto il partito, decide di ritirare la mozione perché è soddisfatta la discussione che c'è stata in aula, perché abbiamo riportato comunque vivo un argomento forte, compreso chi si rappresenta nuovo in questa nazione e poi parla con Casa Pound e ritiene che l'antifascismo non sia un problema in Italia. Bene, io credo